Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo nuovo video qui su Dragon Ball Xenoverse. Come avete visto, questa settimana ci siamo per lo più concentrati su una novità, ovvero Batman Arkham Knight. Ma oggi volevo appunto ritornare a giocare anche un po' con il nostro carissimo Dragon Ball Xenoverse, per cui ci andiamo a fare uno scontro molto interessante oggi e ci andremo a scegliere le versioni Super Saiyan God, Super Saiyan di Goku e Vegeta. In pratica io ora sceglierò Goku e come aiutante avrò magari Jaco. Poi come nemico ci andiamo a scegliere Vegeta e come aiutante del nemico ci andiamo a scegliere Freezer Dorato. Poi faremo l'opposto ragazzi, quindi proveremo Vegeta per combattere contro Goku. Mi sembra un'idea piuttosto carina così per ritornare a giocarci un po'. Ora, dov'è che possiamo combattere secondo voi? Magari in un luogo oscuro, il lago sotterraneo. Ed inizia questo epico scontro. Mi raccomando ragazzuoli, proviamo a superare i 2000 mi piace per questo bel ritorno su Dragon Ball Xenoverse. Ed eccolo qui, molto arrabbiato. E tra l'altro ha parlato, ha detto qualcosa senza muovere la bocca. Quindi queste magie mistiche. E suppongo che Jaco e dove diavolo è l'altro? E Freezer si stiano picchiando malamente. Però ragazzi, oh aspetta. Oh, Vegeta subito cattivissimo. Allora, andiamo con la Kamehameha dirompente, versione potenziata. Tra l'altro quando è potenziata non è per nulla male effettivamente, eh? Uno magari la vede così, veloce e debole, poi dice ma che cavolo di mossa è? Perché non mi attacca Vegeta? Paura? Cos'ha che non va? Allora, attenzione. Stavo per fare esplosione dello spirito per allontanarlo, però non c'è stato bisogno di questa cosa. Continua a colpire, bro. Ci andiamo a fare ovviamente anche a breve una bella mossa suprema. Ed eccola qui, Super Kamehameha. Peccato? Sì, raga, preso. Lo stiamo per distruggere, Vegeta. Pensavo fosse un bel po' più resistente, eh. Ed eccolo qui, vai col super pugno. Nulla da fare, ancora. Bam! Mamma mia raga, mi piacerebbe mettere tipo come miniatura proprio sta cosa quando gli dai il pugno. Però il fatto è che c'è l'HUD, quindi in pratica tutti i comandi, la vita dei personaggi. Quindi come miniatura sarebbe un po' bruttina, non saprei. Poi abbiamo il super lampo stordente divino, ecco, che devo fare solo quando mi picchia. Quindi mi vado a consumare più o meno così tutta la mia aura. Via 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 via. Mamma mia raga che culo. Andiamo con la Kamehameha teletrasporto. Si è parato? Però, oh, aspetta, aspetta, via da qua. Ma preso. Ragazzi, sta facendo la sua mossa suprema anche Freezer? Forse no. Proviamo ad aiutare Jaco, va. Almeno così facciamo qualcosa. Nel frattempo ci curiamo anche l'aura. Ci curiamo l'aura? Cioè, riotteniamo un po' d'aura. Allora, ragazzi, qua se vogliamo vincere dobbiamo giocarcela bene. Vai di Kamehameha dirompente. Ancora più potente. Io faccio le rime best rapper in fine giugno 2015. E poi un'ultima Super Kamehameha che credo manderà al suolo Vegeta. Ora ragazzi, se vogliamo portarci a casa la vittoria dobbiamo impedire a Freezer Dorato di curarlo. Per cui andiamo di cattiveria proprio. Quindi devo stare... No, 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 caro amico, dove vai? Guarda come si sposta, cerca di divincolarsi. È sempre vicino. Raga, ma... È troppo forte, stranamente. Perché di solito in questi scontri, dai, vinciamo abbastanza facilmente. Io volevo giocare giusto per divertirmi un po', per fare un video per voi che so che amate davvero tantissimo Dragon Ball. E per cui mi è sembrato bello ritornarci a giocare un po'. Ovviamente vi dico da subito che ci saranno altri video di Dragon Ball in futuro, anche se magari con un po' di frequenza minore rispetto al passato. Anche perché ora ci sono anche un po' di giochi nuovi che sto trattando, come appunto Batman Arkham Knight, che mi auguro stiate seguendo sia nella serie sia nei video senza spoiler. Oh raga, mi stanno per distruggere, quindi andiamo con un'ultima Kamehameha teletrasporto. E quindi ecco qui. Li ho colpiti, ma la tua squadra ha perso? Ragazzi, non posso crederci, abbiamo perso. Sarà che Vegeta si è allenato davvero. Ora ovviamente utilizziamo lui. Ed eccoci qui quindi. Scelgo lui come compagno. Mi vado a scegliere questa volta io Freezer, perché prendiamo in considerazione il fatto che io ero in svantaggio perché avevo Jaco come amico. Io ho fatto dei video ragazzi in cui ho provato singolarmente tutti i personaggi. Mi raccomando, andateli a guardare perché trovate il link in descrizione. Ora dov'è che vogliamo combattere? Potrebbe essere una bella idea combattere al mondo di Kaioshin. Come sapete, il mondo di Kaioshin, da quando giocavo ai Tenkaichi sulla PlayStation 2, è sempre stato il mio scenario, il mio setting preferito di combattimento.
E poi vi confesso che anche Vegeta, magari rispetto... Oh, Giaco, facci piano, eh. Perché questa cosa... Oh, che è sta mossa? Forse è una di quelle mosse che provavamo con Giaco, ma non capivamo il suo effetto. Ti stordisce. Però mi sembra che... Non lo so, non abbia poi un grandissimo effetto da un punto di vista proprio di... come dire, di danni che può farci. Quindi facciamo carica massima, perché voglio fare un bel po' di mosse con Vegeta. Aioioi, cavolacci. Vai col colpo finale. Non gli ho fatto nulla? Sì, raga. Sì, ho fatto di nuovo il colpo finale e poi Giacomo ha afferrato. Quando utilizzavo io sto personaggio non riuscivo quasi mai a fare una mossa. Ma è una sorta di contrattacco il suo? Credo di sì, perché non so come abbia fatto. Contrattacco... No, aspetta. Il contrattacco dirompente serve solo quando ci fanno mosse che possono essere, che ne so, tipo una Kamehameha. Quindi le mosse che colpiscono in lontananza e che sfruttano di solito anche l'energia, l'aura. Quindi devo stare attento, perché per fortuna io sono molto più potente rispetto a Giacomo. Però è un bel cacacavolo. Cioè, nel senso che rompe le scatole, almeno dalle mie parti si può dire anche così, o anche in modo più volgare. Però io nei video cerco ovviamente per quanto possibile di contenermi. Mamma mia, che combo qua! Cosa diavolo sto realizzando? Allora, andiamo anche di super cannone Gallic. Ok, potevo farlo più potente e dopo, ragazzi, magari proviamo a farlo contro Freezer. Perché se tengo premuto il tasto, in pratica diventa una mossa potentissima. Quindi eccoci qua, ricarico. Provo magari ad allontanarlo un po'. Aspetta, aspetta. Però muore, mi sa, se lo allontano. Cioè, gli darò un paio di colpi e ci siamo. Però ci faremo molto, molto male. Quindi posso farla secondo voi? Ma sì, dai. Super cannone Gallic. Guarda, colpisci. Guarda quanto tempo rimane a caricare. Assurdo. KO? Ma come? Raga, abbiamo vinto perché a quanto pare Freezer ha ucciso Goku. Mi raccomando, per questo video proviamo a superare i 2000 mi piace. Ricordate di iscrivervi e soprattutto seguitemi anche su Facebook, Instagram e sul mio secondo canale YouTube, ovvero Joseph Games. Tutti i link sono in descrizione. Per cui, alla prossima, ciao!